3 borse di studio assegnate a 3 chirurghi dell'ospedale di Ravenna per approfondire in Belgio e in Corea del Sud le ricerche iniziate all'ospedale Santa Maria delle Croci sotto la direzione del dottor Giampaolo Ugolini. I 3 riconoscimenti sono intitolati alla memoria di Eva Tombarelli Silvestrini e Maria Rosa Vergoni Silvestrini, madre e moglie del dottor Dante Silvestrini, che da 13 anni effettua una donazione alla comunità ravennate. Quest'anno la scelta di effettuare una donazione alla Fondazione Flaminia per finanziare progetti di ricerca. Le borse di studio saranno rinnovate nei prossimi anni e ricadranno sempre in ambito oncologico, cardiologico e medico-sociale. L'anno prossimo saranno intitolate al padre di Dante Silvestrini. Io debbo molto a mia madre e a mia moglie. Una, perché è stata molto buona con me quando ero studente, piuttosto scadente. E l'altra perché ha avuto la pazienza di stare con me molto tempo, con molto affetto e molta dedizione. Come mai la decisione di donare alla ricerca universitaria? Perché le cose buone vanno ricordate. Non si può dimenticare il padre, la madre. Non si può dimenticare ciò che è di noi la maggior parte. Io mi aspetto una società un po' diversa. Mi aspetto una società che abbia il senso del dare, si ricorda Fromm, che abbia il piacere di dare anche. Volevo ringraziare di questa opportunità che mi viene data di fare un periodo formativo a Seoul, in Corea, dove si trova il più grande centro di chirurgia oncologica dello stomaco. Noi ci occupiamo di questo tipo di chirurgia con l'intento di crescere sempre di più nelle competenze, nelle capacità di una chirurgia all'avanguardia mini-invasiva. Per questo motivo mi è offerta la possibilità di andare là per imparare, per cui vorrei ringraziare tutti di questa opportunità che mi viene data. Io ho l'opportunità, grazie all'ingegner Silvestrini a Rotary, di andare a Lovanio in Belgio, che è uno dei centri di chirurgia oncologica del colorretto più sviluppati che ci sono in Europa. Sarà l'occasione per approfondire tecniche di chirurgia mini-invasiva e con un particolare focus anche sul trattamento multidisciplinare della chirurgia degli anziani, che è un topic che interessa particolarmente il nostro gruppo e che abbiamo desiderio ancora di più di implementare qui a Ravenna. Anche da parte mia un ringraziamento all'ingegner Silvestrin e a Rotary, e ugualmente al dottor Ghignone andremo a fare un breve periodo di formazione a Leuven in Belgio, un centro di importanza internazionale per la patologia colorettale e le malattie infiammatorie croniche intestinali. Per me è veramente un grande privilegio poter essere qui, perché un'occasione come questa, secondo me, ha un valore ancora più grande in un momento difficile come questo per la sanità, in cui con tutte le difficoltà che ci troviamo a fronteggiare dopo il periodo del Covid, io credo che avere la possibilità di poter valorizzare dei giovani, quindi investire sul capitale umano, investire sulla possibilità che dei giovani possano formarsi e continuare a lavorare nei nostri ospedali, portando dei contributi per il miglioramento della qualità delle cure ai nostri pazienti, è una cosa importantissima, e la generosità dell'ingegner Silvestrini in questo senso qui è veramente un segno tangibile, semplice ma molto concreto, di un contributo alla tenuta del Servizio Sanitario Nazionale, in cui ovviamente il ruolo del capitale umano è la parte più importante. Vorrei sottolineare che la presenza dell'università, del corso di laurea di medicina e chirurgia, in questi giorni è stato un pochino così sottolineato quasi come un elemento che crea problemi. Io non ritengo sia questo l'aspetto che noi dobbiamo portare avanti nella città di Ravenna, ma dovremmo sottolineare quali sono le ricadute positive e importanti che ha la presenza del corso di laurea di medicina nella nostra città. E approfitto di questa opportunità anche per ringraziare l'impegno
dei medici ospedalieri del nostro ospedale, perché indubbiamente siamo in una fase dove si sta costruendo quello che è un percorso formativo legato anche ai tirocini, ma loro ci stanno veramente aiutando con entusiasmo, con una collaborazione che non potrà che portare nel giro di poco tempo alla realizzazione di un importante progetto condiviso tra medici dell'azienda sanitaria locale e medici che arrivano nel nostro territorio dall'università, e costruire un'unica realtà che non potrà che avere ricadute importanti nel nostro territorio. La nostra città è impegnata da anni nel consolidare il corso di laurea in medicina e chirurgia qui a Ravenna, che naturalmente presso le facoltà dell'Università di Bologna. Questo rappresenta per la nostra città un passo avanti importante, sia per quanto riguarda la sua dimensione scientifica, ma la sua dimensione universitaria tutta. Siamo certi che ne stia e ne beneficerà sempre di più. Da questo punto di vista c'è una grande alleanza territoriale che vede coinvolta naturalmente l'azienda sanitaria, l'amministrazione comunale, la fondazione Flaminia, le fondazioni bancarie. È bello vedere come anche dal mondo del privato ci sia un grande sostegno a questo progetto, che si sostanzia oggi attraverso queste borse di studio messe a disposizione dalla famiglia Silvestrini, e questo è davvero qualcosa di cui vogliamo ringraziare, perché è importante che la dimensione universitaria sia qualcosa di vissuto e condiviso da tutto il territorio della nostra città. Il dottor Silvestrini, Dante come per noi amici, è socio fin dal 1988 del Rotary Club Ravenna, e nel fare questa sua denunzione a titolo personale, ma chiedendo assolutamente il patrocinio del club di cui ha fatto parte da sempre, ha realizzato uno degli obiettivi principali del Rotary International, una delle vie di azione, la quinta via d'azione rotariana, appunto l'azione nei confronti dei giovani e nei confronti della ricerca, e quindi anche dello sviluppo della cultura e della prevenzione delle malattie, che è una delle aree di intervento su cui il Rotary International si sta spendendo da sempre.